Avanti, su, fa presto. Sì. Hai chiuso bene? Sì. Ma cos'hai? Io. E chi allora? Mio nonno? Ma cos'è quel muso lì? Sei pentito? Ma no, voglio far vedere il motore. C'è un rumore che non mi va. Senta, non mi carica la dinamo. Sarà rotta la cinghia. Metta un po' in moto. No, è a posto. Saranno le spazze. Guardiamo. Sì, sì. Non avevi sete? Perché faccio in tempo? Hai voglia. Il bar è di fronte. Accompagnami, il meccanico fa da solo. Oh, mi farai vedere cos'è la macchina, no? Tieni. No, grazie. Fino alla granita ci arrivo. Vuoi che ti porti un gelato? No. Guardi, lasci stare, non fa niente, non ho tempo. Mi sono ricordato che devo fare una cosa molto urgente. Anzi, mi faccia un piacere. Quando torna quella signorina, le dica se può aspettarmi al bar. Va bene. E le dia per favore questa valigia. Tenga. No, no. Grazie. Thank you.
Ciao, ma non siete ancora partiti? Buongiorno. Papà è partito. Io non ancora, ma... E perché? Visti i risultati del primo mese, io ho parlato chiaro e netto al padre. Se il ragazzo mi si distrae anche per una sola settimana, io non mi prendo più nessuna responsabilità. Ah, sì, sì, capisco. Ma la zia c'è? È andata stamane a Fornovo. Ma torna stasera? Sì, sì, certo. Scusi un momento. È andata a licenziare il fattore perché... Ah, era ora. Ma sei sicuro che torna? Oh, sì, sì, senz'altro. Magari un po' tardi, ma stasera torna di sicuro. Vabbè, vabbè, ciao. Scusi, eh? Prego. Tuo fratello? Sì. Oh, scusi, non gliel'ho presentato. Oh, non fa niente. Ero convinto che lei lo conoscesse, così non ho pensato a... Andiamo avanti. Scusi. Qua mihi supremum tempus in urbe fuit. Permesso? Sì. C'è un sacco di posta per te. Chi è? Pino. Salutissimi da Vöcklabruck, Austria. Ah. Orfanotrofio Antoniano. E che vuole da me l'orfanotrofio? Segnare con una crocetta la grazia che si desidera. Per il benessere familiare, lavoro e salario, buon matrimonio, santa morte, per il Papa, per la patria, per la pace del mondo. Conto corrente postale. Sì, di che lo stiri. Sì. E che gli levi il puzzo di naftalina. Tu dove la metteresti la crocetta? Per la patria. Ho anche questo. Il resto sono reclami di medicinali. Butta via. Chi parla? C'è Gigi, per favore? Fainardi, grazie. Gigi? Marcello, sono arrivato mezz'ora fa. Non hai avuto il telegramma? Allora che fai? Vieni su con me? Ma sì, domattina, sul presto. Ah, no, aspetta. Bisogna che torni mia zia, sono rimasto senza una lira. Ah, va bene, comunque io ti telefono prima di partire. Sì, ciao. Ciao. Allì, porta via tutto, abbassa le tapparelle e lasciami dormire. Pronto? Chi? Marchiori? No, no, sa, qui è casa Fainardi. Fainardi! No, no, signora, ha sbagliato numero. Prego. Pronto? No, guardi che ha sbagliato ancora. Sì, 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 è 42116. Ma sì, sì, Marchiori, ho capito, ma noi non lo conosciamo. No, no, il numero non è cambiato. Come? Qui nella via? No. No, qui a fianco, a sinistra, abbiamo i signori Agapito, a destra... Lucia, e smettila! Cosa siamo, l'ufficio informazioni? Di che asseccato e attacca! Insomma, io non so cosa dirle. Mi dispiace. No, no, no. Buonasera. No. Buonanotte. Chi era? Una che ha sbagliato, cercava... E tu con una che sbaglia ti metti a far conversazione? Piangeva. Io vado a mettere la macchina in garage. Perché? Ma perché piangeva? Chi lo sa perché piangeva? Piangeva. È un bel tipo tuo fratello, sai? Mi mette a far conversazione. Sta attento. Sì. Ci passi, piano, eh? Ecco, gira te. Gira. Vai, giù. Sì. Chi sarà? La zia non di certo ha le chiavi. Tieni.
Lucia? Lucia, non importa, lascia, andiamo noi. Cosa c'è? Senti, giù c'è una che mi cerca. Vacci tu, dille che non ci sono. Anzi, dille che non sto qua, che non mi conosci. O, insomma, dille quello che ti pare, ma mandala via. Ma chi è? Ah, non aver paura. È una cretina. Quello che le dirai va bene. Beve tutto. E quella del telefono? Eh sì. Come cavolo ha fatto a trovarmi quella cretina? Dai. Dai. Su. Ma cosa vuoi che le dica io? Ma dille quello che vuoi, che non mi conosci e basta. Dai, su, che poi ti do 1000 lire, eh? Dica scusi. Prego. Buonasera. Buonasera. Scusi tanto, lei non mi conosce, ma io sono delle assicurazioni generali da sicurtà, come si dice, ecco. Vengo adesso da Milano e scusi anzi l'orario fuori ora, ma ci risulta che voi avete una oreglia grigia con dentro crema Pirulini Blu, è qui? No. Come no? Non l'abbiamo più. L'abbiamo venduta che saranno 2 mesi. E a chi? Ah, io questo non lo so proprio, se ne è occupato mio padre. Ma adesso non c'è in casa, anzi non è nemmeno a Parma. Ma allora non abita qui un certo Marchiori? Marchiori? Marchiori Marcello. Ma no. No, no, questa è la casa della famiglia Fainarti. Senta, per me è questione di vita o di morte. Mi dica la verità. Questo Marchiori ci sta o non ci sta? Ma no. Giuri. Lo giuro. Signori, cosa faccio io adesso? Brutto mascalzone, boia. Ma cosa ci ho fatto di male io? Vigliacco, tutta schifosa. Scusi lei, ma sapesse? Ma lei... Lei non lo conosce neanche di nome. Chi? Marchiori? Lo conoscerà di vista se ha comprato la macchina di suo padre. Un alto bruno. Aspetti, adesso le faccio vedere. Ecco. Prenda, guardi. Non guardi me che sono venuta male. Quello lì. Allora lo conosce? No, sono desolato, ma no. Non fa niente. Tanto stia tranquillo che lo ripiglio. Sì, se figuri. Ma dove va quello lì? Sì, sta fresco. Sì, perché a me, guardi, che non mi ha mai bidonato nessuno, sa. Che alla stazione c'è degli alberghi. Ah, certo, sì, molti. Che strada faccio? Beh, è un po' lontano. Dovrebbe prendere la filovia lì all'angolo, quella diretta in giù. Scende 2 fermate prima del capolinea. Grazie. Thank you.
Aspetti, mi permette? È pesante? Beh, non importa. Grazie. Sa, sono mica delle assicurazioni. No. Permette, Aida. Lorenzo Fainardi. Piacere mio. Pronto? Fainardi, io? Il signorino? Quale signorino? Ah, Lorenzo. E chi è che parla, scusi? Come? Un momento. Lorenzo? Lorenzo? Sì, zia. Telefono. Viene subito. Chi è? Ma non so, una certa Aida Zapponi, Zepponi, ma... Pronto? Sì, sì, sono io, buongiorno. Chi è questa Aida? Sì, scusi un momento. È la sorella di un mio compagno di scuola. Ah. Pronto? Mi scusi tanto, eh? Sì. Sì, sì. Ma io non posso. Me lo dica qui, non è la stessa cosa? No, no, senta. Se è per la faccenda di ieri sera, le ho già detto che io... Ma di che si tratta allora? Avanti. Avanti. Momento. Buongiorno, come va? Bene, e lei? Si accomoda. Scusi se non le do la mano, ma... E scusi il disordine, davo la biacca alle scarpe. Mi fa uno schifo a me la biacca. E a lei? Impiastriccia tutto. In più ho dovuto farlo con lo spazzettino dei denti. Ma c'era su del dentifricio, così è uscito un colorino rosa. Si siede. Grazie. Vuole una brioche? Sono fresche, sa. No, no, grazie. Ho già fatto colazione. Ma che cosa le fa una brioche? Guardi che mi offendo. Beh, grazie. Senta, le ho telefonato perché per quel disgraziato di Marchiori mi trovo in una situazione un po' imbarazzante. Allora volevo sentire così, senza obbligo, per carità. Se per caso ci interessava questo. Che cos'è? Guardi, guardi. Lo apre. Un ferro da stiro da viaggio. L'avrò adoperato 2 o 3 volte, quasi nuovo. C'è il suo trasformatore per tutte le correnti. Che corrente c'è a Parma? Quanti gradi? Ah, io non lo so. Basta girare questo robettino qua e uno stira. Non le interessa? Ma... Non faccia complimenti, se non le interessa fa niente, mi colacqua la gola. Siccome che devo fermarmi ancora qualche giorno, perché finché non lo trovano mi do pace,
Volevo avere un margine di sicurezza, non so, 5.000. Magari 4. È troppo. No, al contrario. E poi pensavo, lui fa un bel cadeau alla mamma. L'astuccio in pelle. Ci mette dentro un bigliettino. Per essere nuovo è nuovo. Beh, magari. Che cretina. Scusi, ma non l'avevo capito. E come faceva? Non poteva indovinarlo. Si capisce subito che c'è morta la mamma. Mi perdona. Ma certo. Non ne parliamo più, Marrangio. Ho già chiesto a casa. Un vaglia telegrafico cosa vuole che ci metta? Quasi niente. E ora vada, se no fa tardi la lezione. Oddio mio, sì. Ciao. Invece si chiama corona la superficie compresa fra due circonferenze concentriche. Due circonferenze? Concentriche. Cioè appartenenti a circoli che hanno in comune che cosa? Il centro. E diseguale il raggio. Insomma, una ciambella. La stai fare una ciambella col buco? Sì, vabbè, comunque. Fammi vedere la corona. Questa. Questa è la corona. Però come si fa a trovarla? È inutile che te lo spieghi, un po' perché è tardi. E un po' perché mi pare che stamani abbiamo la testa... No, professore. Quando ci vediamo la prossima volta? Lunedì. Oh, ma lunedì è già il 6. Aspetta un momento. Oh, guarda, ci ho messo dentro anche le 10 lezioni dell'ultimo trimestre, eh? Tieni. Dalla alla zia e dille che controlli il conto. Perché io le somme non le so fare. Ci facciamo qualche equazioncina per lunedì? Scrivi. Padre. Quella. Cosa vuoi dal padre? Volevo sapere se... se uno è responsabile di quello che fanno i suoi parenti. Qui altro che algebra. Ma parenti come? Un fratello, per esempio. Se uno scopre che il fratello ha fatto un'ingiustizia a una persona, è obbligato a ripararla, no? E com'è questo fratello? Più grande o più piccolo? Più grande. Una donna? Sì. Beh, anzitutto bisognerebbe stabilire se questo fratello minore è in grado di giudicare che si tratta proprio di un'ingiustizia. Ma sì, altro che ingiustizia, padre. È una cattiveria, una porcheria, non so neanche come chiamarla. Lascia perdere, Lorenzo. Ma come sarebbe, padre? La retta a me, lascia perdere, eh? E invece di occuparti di certi problemi, cerca di risolvere questi, va, eh? Che sono molto, ma molto meno complicati. Su, dai, scrivi. Allora... X al quadrato. Signori Guanti. Grazie, prego. Lucia. Mi raccomando per il pranzo, eh? Sì, signore.
Tu che fai, Lorenzo? Vieni con me? No, mi annoio da quelli. Io tornerò tardi stasera, eh? Zia. Scusami, mi lasceresti qualche soldo? Ancora? T'ho dato 1000 lire ieri, che ne hai fatto? Beh, ho dovuto cambiare il freno. E queste che ti servono? Oggi è domenica, no? Vorrei andare in piscina. E poi forse anche al cinema. Toh, 1000 lire. Sono poche? E beh, vedi di fartele bastare, eh? Ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Cosa fa qui? Cercavo lei. Me? Sì. La cercavo perché ho ripensato a quello che mi ha proposto ieri. Senta, io non saprei proprio che farmene del ferro da stiro. Ma potrei lo stesso, se lei mi permette. Cos'è? Una lettera? No, no, senta, no, questo no, e poi non ho più bisogno, davvero, sa? Comunque, guardi che era solo un prestito, me li rendeva, sa? Sì, ma quando? Ma quando potrà? Appena le arriva il vaglia da casa, oppure me li spedisca, insomma, quando vuole lei. Davvero, non lo scomoda? No. Giuri. Lo giuro. Era molto tempo che lo conoscevi? Marchiori, 15 giorni. Gli vuoi bene? Cosa? Vuoi, ma dico, sei matto. Perché ti viene in mente? Ma no, così. Ci tieni tanto a ritrovarlo? Vorrei vedere te con quello che mi ha combinato. Ero in una situazione che neanche ti immagini. 4.500 lire a sera, con Piero Benotti e la sua orchestra, alla Sirena di Riccione. Cantante unica. T'arriva quello lì che mi fa un sacco di complimenti. Ma lei è qui, ma lei è là, ti ha retta a me, io sono del ramo, la posso aiutare. Qui è sprecata, un mare di sviolinate. Breve, mi promette i dischi, mi promette Macario, mi porta a spasso 5 giorni. E poi chi si è visto, si è visto. Capito? Ed eccomi qua. Avanti. Posso? Ma certo, naturalmente. Permesso. Prego. Il telefono è di là. Grazie.
Accomodati. Ci ho ripensato, andiamo via, dai, non fa niente. Ma perché? Se viene qualcuno, magari, non so, tua zia. Ma t'ho detto, fino alle 7 non viene nessuno. Avanti, entra e siedi là. Su. Grazie. Signorina, vorrei Riccione. Che numero ha Riccione? Pensione Alba, signor Benotti. Il signor Benotti. Benotti. Alla pensione Alba. No, no, non so il numero. 42116, sì. Sì, grazie. Non ti do mica fastidio. No. Perché sennò rinunciamo e belle che fatto. A te non ti costa niente, ma a me se non mi riprendono lì dove vado. Ma sì, naturale. Sei capace di fare la voce bassa? Ma credo di sì. Prova a dire. Pronto, è Marchiori che parla. Pronto, è Marchiori che parla. No, senti, non glielo dire subito che sei Marchiori. Digli che sei un amico. È più... Sì, sì, va bene. Solo che se non si sbrigano, quello esce di certo. La domenica fanno il matinee, attaccano a suonare alle 6. Vuoi che solleciti? No. Grande idea. Senti, tu gli chiedi se per caso io mi trovo lì, eccetera, eccetera. Dici che t'ho piantato e che è una vergogna. E a un certo momento, sentimi bene, tu ti metti a urlare. Insomma, ti scaldi. Gli dici che mi fai una causa. Io le faccio causa, ho il contratto, le mangio la camicia, è meglio che torni. Capito? E poi, così, en passant, cambi tattica. Gli dici che sei disposto a venirmi incontro e che pur di farmi tornare indietro, sei pronto a scritturare anche lui per farmi contenta. Eh? Chi devo scritturare? Ma lui, Piero. Ma non è il direttore d'orchestra? Sì, ma anche il batterista fa un po' il factotum. E il tuo fidanzato? Eh? Sei giovane, ma... Sì, siamo quasi fidanzati. Quasi? Insomma, non ufficialmente. E a lui? Gli vuoi bene? Beh, certe volte sì, certe volte no. Per esempio, adesso sì. Ma a volte gli spaccherei la testa. È un egocentrico, geloso, egoista. Pensa solo a lui. Le donne per lui devono stare tutte a casa a lavare i piatti. E siccome come musicista è un po' un mediocre, e a me mi scritturano ma lui no, allora mi mette il bastone tra le ruote, mi tarpa le ali. È stupido. Se faccio strada io, poi lo impongono? Non lo vuol capire? Guarda anche questa volta del Marchiori. A parte che è finita male, ma le tragedie che ha fatto, le tragedie. Le coppie in arte non funzionano. Pronto? Sì? Sì, sì, pronto. Chi è? Pronto, sì, sì. Ma chi è? La signorina del centralino. Pardon. Pronto, pensione Alba? Con chi parlo personalmente? Ah, buongiorno. Come sta? Ma dai, taglia. Chi? Io? Un amico. Sono un amico, sì, un amico suo e anche di Aida. Dov'è Aida? Dai. Scommetto che è lì. Sono Marchiori, mi ha piantato in asso, non è mica il modo, sa. Io le faccio causa. Ma no, 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 stia a sentire. Io sono pronto a scritturare anche lei. Ma no. No, no, no. Come sarebbe non sono Marchiori? E chi sarei allora? Cosa dice? Cosa dice? Ma cosa dice? Yeah.
ha riattaccato. Piero! Piero! Ma signorina! L'hanno trovata quella che si dispera, proprio. Uno mi frega, l'altro non mi vuole. È stata colpa mia. Se io... Ma che c'entri te? Te hai fatto anche troppo. E poi meglio così. Almeno non devo niente a nessuno. Niente a nessuno. Respiro. Gli faccio vedere io. Da domattina mi metto in giro e tu vedrai. Vedrai. Tombino. In quello schifoso albergo bisogna lavarsi i quadratini piccoli così. Lo vuoi fare un bagno? Magari, ma come si fa? Senti, non sono ancora le 5. Ce la fai in 2 ore? Va bene, sporca, ma santo cielo. E allora va bene. Ora vado a prenderti gli asciugamani e ti preparo il bagno. No, no, senti, non importa. Sì, sì, lasciami fare, sta tranquilla. Entra, entra. Vieni pure. Mi dici cosa combini? Cosa stai a buttare per aria la casa? L'accappatoio di che colore lo vuoi? Giallo, celeste o rosso? Non lo so, fa lo stesso. No, guarda, per me è uguale. Adesso, non fare complimenti. Beh, allora, giallo. Ecco qui. Spigo. È tutta biancheria. Ah, sì. Accidenti, cos'è un ospedale? Ah, guarda, la stanza da bagno è di sopra. Io che ti volevo vendere un ferro da stiro. Vieni, di qua. Scusa la curiosità. È vostra o in affitto? La casa? Eh. No, 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 nostra, nostra. Anzi, a dire proprio la verità, è mia. Mia madre ha lasciato a me la casa e a mio fratello l'ha tenuta in campagna. Ah, è un fratello? Ah, sì, più piccolo. Meno male. Avevo tanti rimorsi perché mi hai prestato dei soldi. E invece sei Farouk. Quella porta lì. Grazie. Ah, scusa un momento, ti prendo le pantofole. Cosa c'è? Uè, il bagno nero. Eh? Non ho capito. È nero. Che cosa? Il bagno. Ah, sì. Fa un po' camera ardente, lo so. Ma se ti dà fastidio c'è quello di mio padre che dà sul verdino. No, 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 questo nero, questo nero. Non lo sapevo che c'erano anche in Italia. Beh, qui, qui c'è il borotalco. Talco. Grazie. E qui, qui c'è l'acqua di Colonia. Grazie. Ecco. E poi se, se ti serve qualcos'altro... Solo che sci fuori. Oh, sì, scusa. Beh, allora buon bagno. Grazie.
Lorenzo, ho fatto il lago di Como. Dove sei? Dove sei? Ma che c'è? Ma cos'è che fai? Se quel guerriero io fossi, se il mio sogno si avverasse. Un esercito di prodi da me guidato. Per te ho pugnato, per te ho vinto. Un anno stavamo insieme in quattro del balletto. Io, una certa Mirka, che mi deve ancora 2000 lire, poi una calabrese, figurati, si chiamava Nigra Porto Rico. Poi un'altra di 37 anni, poveraccia, che chiamavamo la Gru. Perché? Perché non alzava una zampa più di così, penso un po'. Cosa mi piacciono le uova. Quando ho fame, se devo scegliere tra due uova, una ragotta per me. Le vuoi? No, no. Ma dai, su, puccia, avanti. Dai. Grazie. Ma le ballerine, perché non possono vivere ognuna per conto suo? Perché non ce la fanno. Nella paga ci sta tutto. Salvo il mangiare. A mezzogiorno pace, una dorme. Ma la sera o ti invitano, altrimenti... E siccome non è che tutte le sere 12 sbaffi 12, è meglio far società su 4, una il cretino lo trova. Mm-hmm. E allora? E allora, quando il cretino passa il menù, una dice: stasera una certa famina. E giù a ordinare. E quando lui volta l'occhio, paf, sul tovagliolo, una coscia di pollo, due polpette, un po' di formaggio, una banana. La cena per le socie. Questa è vita. Mica tanto. Che cosa fai? Ah, lavo i piatti perché se la donna se ne accorge... Ma no, dai, lascia no, fare no, a me. No, no, perché? Su, su, dai, togliti di lì. Grazie. E poi? E poi cosa?
sei arrivata quando portavi la cena alle altre. Poi, dopo, andavo a letto anch'io. Se andava bene, si stava in due per letto. Ma delle volte eravamo in quattro in una piazza e mezza. Certi alberghi, caro mio, che quello dove sto adesso è il Royal. E poi? Beh, si spegneva la luce. Buonanotte, buonanotte. Poi invece si parlava fino alle tre, fino alle cinque. Di che? Ma di niente, stupidate. Una sera si faceva carriera. E invece una sera ci si sposava. C'era chi voleva sposare un violinista e pensa che la nigra a Porto Rico non voleva sposare i chirurghi perché aveva paura che poi la trascuravano per il troppo lavoro. E tu, chi volevi sposare? Beh, secondo i casi. Ma quello che preferivo era il duca di Edimburgo. Come? Sì, le fregavo tutte con il duca di Edimburgo. Quando ci penso, che palazzi che aveva. I saloni, i saloni. E i bagni neri. Senta. Per favore, può prendere la valigia? Grazie. Vieni. Se vuoi ripensarci, sei in tempo. Dai. Buonasera. Buonasera. Come state? Bene. E il papà? È molto tempo che non lo vediamo. Sì, adesso è in vacanza. Ah, senta, io volevo sapere se avevano una stanza. È per la figlia di un'amica di mia zia. Sì. Sono stato adesso a prenderla alla stazione. E appunto mia zia... E la signorina si tratterà a lungo qui? Non saprei. Non credo però. Se è possibile, una stanza sul davanti. Bene, per fare un piacere a sua zia, un piccolo spostamento. Il 26. Molte grazie. La piscina. Ecco, lì c'è la televisione. E il ristorante è là in fondo. È rientrato l'ingegner Francia? Ancora no, dottore. Ha telefonato 10 minuti fa. Sempre fuori quello. Guardi un po' se c'è posta. Qualche telegramma. Ecco, dottore, è per lei. Ehi, quanta roba. Mi dà anche la chiave? Crosia. Crosia, guarda un po' là, dà un'occhiata. Beh, io ti saluto, Te ne vai? Sì. Io non so cosa dirti, ma tu hai capito tutto, no? Ma sì, dai. Perché non vuoi che ti ringrazi? Ma perché non è il caso? Signorina, sale anche lei? Sì, grazie. Mi telefoni? Sì. Quando? Scusino, Non lo so, quando vuoi. Ciao. Ma quando? Stasera? Ciao. Cosa sarà poi questa novità di studiare la notte? Non ho fatto il tempo a finire. Per forza. Il giorno sei sempre in giro. Stai lì a guardare per aria. Ti manca molto? No, ho quasi finito.
Dalla donna in trona e cerca di finire presto. E quando vai a letto non lasciare le luci accese. No. Notte. Buonanotte. Idiota, imbecille, cretino, stupido. Pronto, Aida, sei tu. Ah, ciao, scusa. Sai, c'è qui dei cretini che tutta la sera che fanno degli scherzi. Forse sbagliano il numero. A quest'ora mi telefoni? Ah, prima non ho potuto. Siamo dovuti uscire. Come ti trovi? No. Perché? Perché non avevo un vestito. Sembrava una stracciona. Ho guardato dentro al ristorante, erano tutte in mezzasera. Cosa ci andavo a fare io? A farmi ridere dietro? È possibile che non avevi... No, no. Tutti stracci. Per mezzogiorno passi, ma per la sera non ho che il vestito di scena col drago di paillette. Cosa facevo? Mi mettevo quello lì. Ma chissà che fame hai. Ordina qualche cosa in camera. No, sono mica malata. Fa niente, va. Tanto dormo adesso. E poi non è mica la prima volta che succede. Mi dispiace, accidenti. Non solo per il mangiare, è per tutto. Buonanotte. Buonanotte. Chi è? C'è un pacco per lei, signorina. Un pacco? Avanti. È chiuso. Ah. Aspetti un momento, eh. Avanti. Dove lo metto, signorina? Là. Buongiorno. Buongiorno. Lascia, vado io. Pronto? Ma perché è matto? Perché è scemo? Beh, sai, le ho scelte in fretta, in 5 minuti. Quando è che ti riprovi? Sì. Come? Io? Stasera? No, come vuoi che faccia? Ma io figurati ci verrei di corsa, lo capisci, ma... E mia zia? Sì, uffa, uffa, lo so, ma intanto... Senti, aspetta che ci penso, eh? Sì, scusa. Ammazza la zia, dalle una martellata. Scusa il ritardo.
Come sta? Gente importante, sono qui per il petrolio. Non ho mica capito bene. A Milano c'hanno la pubblicità, radio, TV, cinema, tutto. Ci pensi? Vieni su, vieni che ti presento. Vuoi vedere che anche questa sera riuscirai a rovinarmi la festa? Senti, cara, lascia stare mia moglie e la famiglia. Guarda, Pino, che adesso spacco un bicchiere. Ma va là, finisci da su. Pino, ti ho detto che lo spacco. E spaccalo. Guarda che lo spacco, eh. Tesoro, spaccalo, non me ne importa niente, dai. Ehi, Nico! E dice, ma che l'hai spaccato sul serio? Ma guarda sta matta! Questo è il cugino. Piacere. Piacere. Come va? Permettete che mi presenti. Lorenzo Fainardi. Conte Lorenzo Fainardi, mio cugino. Ehi, ragazzi, il maestro è d'accordo, pranziamo fuori. Per quanti preparo? Prepari per 6-7 persone, un tavolo solo. Benissimo. Cosa mangiamo? Fidati, lascia fare al Franci. Va bene, ma ora smettila, capito? A te? Francia, piacere. Piacere. A te perché sei te e Aragosta. Ti piace? Molto. Lo sai che è afrodisiaca. Che cos'è? Beh, te lo spiego dopo, eh. Coraggio, Conte. Vogliamo andare? Aida. Ma dopo ci andiamo sempre al cinema, no? Ma certo. Cosa ci vuole a stare un po' lì a mandare giù un boccone? Pagano loro, sai. Sono mica scema a dir di no. Ehi, Tosca. Carmen, Aida, come ti chiami? Vieni, andiamo. Senti, ma da quanto tempo sei qua? Sì, me l'hai detto, ma io non me lo ricordo mai. Lorenzo, basta bere. Vuoi ballare? No. Se diceva di sì, sai che sberla. Passata. Beh, io me ne vado. Buonanotte e grazie. Allora, arrivederci e buon divertimento. Buonanotte.
Lei? Aspettatemi fuori. E quanto tempo? E se posso vi raggiungo. Ma come se puoi? Ma sì, vi raggiungo. Se ci mettiamo a giocare con i ragazzini, sta buona. Ah, prego, buonanotte. Buonanotte. Beh, sì. Allora, ciao, Va bene così, arrivederci, cuginetto, sei tranquilla adesso, Poi ci vediamo. Buonanotte, buonanotte con te. Buonanotte. Andiamo, andiamo, andiamo. Sì, sì, andiamoci, andiamoci. Mai, mai, mai più t'amerò così tanto per tutta la vita. Mai, mai, mai più saprò darti il mio cuore come quei dì. E tu sai, bimba mia, che impazziva soltanto per te. Per sempre scordarti dovrai un amore così. Ero pazzo di te, eri pazza di me, ma purtroppo capì che non eri per me. Da quel giorno che tu mi tradisti così, perché cuore non ho. Dici cosa ti è preso? Pigli e te ne vai quasi senza salutare. Ho salutato. Ma in un bel modo. Odio un po'. Parlo con te. Se ci vuoi andare, sei ancora in tempo. Non facciamo sacrifici. Ma cosa ti salta? Ti gira la cirebiciaccola. Se quando hai detto di no, ho tirato le soldorche. Lo vedi quanto capisci storto? Figurati. C'avevo già un barbone lungo. Ma non potevamo andare al cinema, Lorenzo. E come si faceva? Sbaffiamo, poi buonanotte, buonanotte, prendiamo il 31 e via. Siamo mica cannibali. Poi ho visto che ti divertivi. Io? Ti farà male. Quel cafone. Chi? Perché non ti sei neanche accorto di come ti ha trattata. Gliene insegnavo io l'educazione. Imparava a vivere, sta tranquilla. Volevo andargli vicino. E poi con un sorriso. Lei è uno schifoso vigliacco. Esca di qui. Senza chiasso, venga con me. Se lo facevi, ne sarei stata felice. Ma è così antipatico quello là? Questo lo buttiamo, eh? Aida. Sì. Non so perché te lo dico, ma quando t'ho conosciuta ho pensato che se tu avessi avuto bisogno di me, bastava un tuo cenno e sarei corso. Tu sei l'unica che ha bisogno di me. Magari non è vero, ma intanto io... Ma sì che è vero. È vero.
Mi hai fatto già anche troppo. Ora torni a casa. È ora di dormire. Aspetta, dai. Ma è tardi, domani devo alzarmi presto. Non sono in villeggiatura e bisogna che mi metta in giro. Lorenzo. Vuoi dormire qui, eh? Ma sai che ore sono? Cosa racconti poi a tua zia? No. Lorenzo. Lorenzo. Ancora 5 minuti, eh? Ah, senti, cantami qualche cosa e poi vado a dormire, eh? Ma i clienti si sono già lamentati. E tu canti piano, sottovoce. E dopo vai a casa? Lo giuro. Ma adesso cantami qualche cosa, eh? Erano tre rondinelle che passavano il mar, delle tre la più bella, tararararara, la sei tutta bagna, oh pora rondinella, chi mai t'asciugherà? Che mano grande che hai, quasi più grande della mia. È un bel naso dritto. Te vedrai tra qualche anno le donne. Tra qualche anno cosa me ne importa? Erano tre rondinelle che passavano il mar. Delle tre la più bella, la sei tutta bagna. Oh, pora rondinella, chi mai t'ha... E adesso fila a letto. Fila! E vedrai domani cosa scrivo a tuo padre. Vai. Vai! Ed ora in avanti mi dirai esattamente a che ora esce e a che ora entra. E guai a te se so che gli dai dei soldi. Intesi? O io per me. Pronto? Pronto? Aida, che è successo? Dove vai? Ma in nessun posto. Ma allora, perché? Te l'hanno detto l'albergo? Sì. Ecco il treno. Arriva Coso, Piero,
Quello di Riccione. Vai, ci vediamo oggi. Ma come ti ha trovata? Gli ho telegrafato io. Ieri, sì. Per fargli rabbia. E così vede che sto al jolly. E adesso vattene su. Perché non me l'hai detto? L'ho dimenticato. Che cosa vuole di te? Boh. Ma che viene a fare? Ma non lo so. Arriva, vai. E scusami, ti telefono. Ho cercato di dirti che ho trovato Marchiori. Eh? Sì, l'ho trovato, sì. Non è vero. Ma sì! Beh? Un momento, la scarpa. Thank you.
Perché piangi? Niente, niente. Di sei sicuro? Certo. Era quello che aveva comprato la macchina di mio padre. Sì, stamattina era nello studio, parlava con mia zia. Cercava un documento, non so. Giura? Te lo giuro. Perché piangevi? Ma che cosa ti ha fatto? Ma niente, niente. Guarda, se non sei sicuro, dimmelo, perché... Ma sono sicuro. Gli hai parlato? Sì. Non ti ha dato un nome falso. Non ti voleva piantare, solo era andata a provare la macchina. È arrivato in campagna e è rimasto bloccato. Giura. Te lo giuro. Senti, senti, è alto all'incirca come me, ha gli occhi azzurri, è biondo e poi al dito ha un anello d'oro con lo stemma. Cosa fuma? Turmac. E aspetta, al collo porta una crocetta d'oro, vero? Piccola. Sì, è lui. Lo vedi che era vero? Se ne accorgerà questo qua, vuol portarmi via. Mi fa i ricatti morali, sì. Sta fresco. Ti vuole vedere oggi. A che ora? Ha detto alle 3:30. Dove? Davanti al museo. Sei piazza della Pilota, eh? Lì. D'accordo. Adesso guarda come lo sistemo, eh? Signorina Zepponi? Sì. Ah, io sono Don Pietro Introna e dovrei parlarle. A me? Sì, sì, proprio a lei. Ma vediamo dove piuttosto perché... Ah, ai musei, vuole? Ci va mai nessuno. Ma è il signor Marchiori che la manda? No, io sono il professore Di Lorenzo. Ah, vede, reverendo, io un appuntamento qui dovrei aspettare. Sì, sì, lo so, ma può venire, prego. Venga, venga, stia tranquilla. Adesso le spiego tutto. Cosa deve dirmi, reverendo? Una cosa molto delicata. Lorenzo è stato da me un'ora fa. Mi ha raccontato, se non tutto, almeno molte cose. Però devo confessare che la storia mi è sembrata strana, confusa. Per questo ho voluto parlare anche con lei. Perché io devo cercare di capire. Beh, devo sapere, intanto, fino a che punto lei si è resa conto di quello che faceva. Lo sa, per esempio, che i vestiti che porta Lorenzo li ha comprati con soldi che non erano suoi? Oddio, ma non lo sapeva. E non le è venuto in mente che era impossibile che un ragazzo di 16 anni come Lorenzo potesse disporre di una cifra simile? Ma non ci ho neanche pensato. Ho visto quel popolo di casa e le giuro... Però, quando Lorenzo l'ha sistemata all'albergo Jolly, lei era presente, ha sentito. Lorenzo ha dovuto raccontare delle bugie, inventare che lei era una parente. Insomma, un mucchio di cose pericolose e anche un po' meschine, eh? Perché non glielo ha impedito? Ma perché ha fatto tutto lui, ha voluto tutto lui? Ah, certo, ma lo ha fatto per lei. È sicura di non averlo spinto? Padre, morisci ora, glielo giuro. Io non so. Non lo so, non lo so, non lo so e non lo so. Nella migliore delle ipotesi mi sembra che lei sia stata molto leggera. Nel caso in cui invece lei avesse agito per un interesse preciso, guardi che io non lo credo. Ma debbo e voglio dirglielo ugualmente. Lei in questo caso, qualunque cosa lei abbia pensato nei confronti della famiglia Fainardi, cambi idea, perché è meglio.
Che cosa intende dire? Ho accettato 5.000 lire in prestito da Lorenzo e non gliele avevo chieste. Non avevo capito che cascava il Duomo. Ecco. Tenga. Sono quasi 2.000 lire. Le altre gliele ridò oggi stesso. Dovessi rubare, guardi. E se pensa altre cose, sbaglia la grossa. Io della famiglia Fainardi non so che farmene. E non ho chiesto niente a nessuno. Li prenda. Cosa ve ne faccio? Per i poveri? Per quello che vuole. Metta via, su, metta via. Il problema non è qui. Ma mi vuole spiegare che senso comune c'è in una relazione tra lei e un ragazzino di 16 anni? Che cos'è, un'amicizia? Sì, è un mio amico. Perché? È proibito. No, signora, non è vero e lei lo sa benissimo. Ci mancherebbe altro che un'amicizia desse questi risultati. Lorenzo ieri sera è ritornato a casa ubriaco, lo sa? Dice bugie, non studia più, trascura tutto, sembra impazzito. Senta, sono 10 anni che io sto in mezzo ai ragazzi, sa? E qualcosa credo di aver imparato a capire, qualcosa. È che Lorenzo è innamorato di lei. Può dirmi sinceramente che non lo sa, che non se ne è accorta? Sì, ma le giuro, padre. Non ho mai pensato niente di male nei confronti di Lorenzo. Senta, si è mai chiesta che cosa succederà il giorno in cui Lorenzo la scoprirà diversa? E succederà, sa? Non si faccia illusioni. Cosa succederà quando la conoscerà meglio? Quando le cose che lei dice e che lui crede ciecamente non basteranno più a nascondere la verità? Lei non può trattarmi come una donna di strada. Io le giuro che non ho mai pensato una cosa simile. Quasi. Ascolti, Aida. Vuole accettare un consiglio da me, senza chiedermi nessuna spiegazione. Le do la mia parola di sacerdote che per il bene suo e di Lorenzo. Vuole? Che cos'è? Vada via. Vada in albergo, faccia le valigie e torni al suo paese. Vada. Ma perché? Perché è meglio, mi creda. Ma, mi scusi, avrò il diritto di capire. Partire sì, e dove vado? Devo vedere uno per del lavoro. Uno che mi ha promesso di aiutarmi. Va bene. Se vuole che non veda più Lorenzo, non lo vedrò più. Però è strano, tutti si occupano degli altri, difendono gli altri, e io allora... No, padre. Io non parto. Non parto. Marcello Marchiori non esiste, si chiama Marcello Fainardi ed è il fratello maggiore di Lorenzo. Io non ci credo. Ah, glielo posso provare quando vuole. Vado via. Mi scusi. No, senta, Ida. Non deve pensare che si sia complottata ai suoi danni, sa? Perché non è così. Lei ha subito un grave torto dal fratello di Lorenzo. E in un modo o nell'altro, lei, secondo me, lei può ottenere giustizia. Già. E Lorenzo?
Tante volte mi sono detto, mo te vuoi comprare un negozio. Ma un negozio di che? Ti alimentare? Ma io te capisco, il cervello ti dice, sono la tromba, sono la tromba. Ma lascia perdere fare alimentare. Fai il trombaro. Ma guarda che cervello che c'hai. Però. A piedi. A piedi. Chi è? Ciao. Buonasera. Beh, che vuoi? Voglio lavorare, come te e come gli altri. Ne ho bisogno e ne ho diritto. Vai fuori, vai fuori. Vai via, vai via. Ma che succede? Vigliacco. Ma che fai? Lascia stare, che lei lo sa. Vigliacco. Ma non è finita qui, sa. Ma sta buona, via. Andiamo su. Sta calmo, dai. Andiamo, sta buono, calma. Su. Sì, sì. E lei, signorina, sta mica male, no? E poi a te vuole sapere che te pia, meni, ma che meni? Ma perché con me la voce non l'alza. E va bene, non l'alza, sta buono, il diritto, glielo do io il diritto. Ma che c'avete, il piano da sprecare voi due stamattina? Cinese, tu cognac. Ah, lo sai che mi hai fatto male al braccio? Ammazzo quanto è forte. Che bevi, Ercole. Dai. Eccola qua, sta bella signora nostra. Forza, mandi giù. Su, che questo tinge la vita in rosa, non lo sa, forza. Passato? Sì. Bravo. E te, Ercole, ti sei calmato? Ah, ma allora qui c'è qualcuno che non dà sé. Ma ancora non hai capito che aria tira. Vai a casa, vai a Parma, non faccio niente! Avvio. Sta buono, sta calmo. Stai tranquillo, non faccio niente. Ma tu qui non ci rimetti più piede. Intesi? Chiaro? Sta bella pupa nostra. Cinese, bis. Accanto a te mi troverai. Vabbè, ma che fa? Ma che si preoccupa? E adesso come faccio? Ah, signori, ma che fa? Si rimette a piangere. Ma lei vada a scherzare, scusi. Adesso sto calmi forte. Sì, sì, passato. Ah, lo credo bene. Ma se devono vedere tutte. Ma Piero, io lo conosco bene. Piero è mio cugino. Ma lo sai che tutta Italia c'è solo lei che ci può piangere. Me guardi. Ah, su, me guardi. E me guardi in faccia, su. Oh. Si fida? Beh, lei stasera lavora qui. Io magari più tardi vado di due parole. Forse è meglio. Su, beva. Beva. E su, che dopo tutte queste emozioni ci vuole. Cinci. Sigaretta? Fratello, due per no. Questo cancella quelli di prima, Tieni. Ma è menta. Sì. Questo è per noi. Anice, pastis, Marsiglia, legione straniera, tutto cinema. Buono. E adesso vediamo come balli.
Sugar and spice and everything I just said. È matto? No. No, stanotte a gradare a Gino la scena di un gran ballo. E non posso mica portare una che poi non si regge in piedi, no? Prova, dai. Io faccio il regista. Prova. Jack and Jill had their pain. Jonas Wayne. Stick in your thumb and pull out the plum just the same. Oh, all day. Gira tutto! Come rid of my fears. Come deceive my tears. Come rid of the ears. Come balli bene. Said we're through, the story is not true. E quanto sei bella. It's just the same old line, and I fall every time. Roses are red and violets are blue. Uffa! Vai a farti benedire te, tuo padre, tua madre, tuo zio, tua zia, tuo nonno e tutti quanti! Dai, alzati. Dai, alzati su. No. Alzati. Uffa. Cameriere, quant'è? 1.400, signore. Ammazzere, 1.400. Apposta il voto. Aida, ma che fai? Prendo aria! Esci fuori, matta! Questa stanza... Ah, sei proprio matta. Senti, a Camice c'è un ristorantino che è le sette bellezze. Andiamoci a mangiare. E poi se vuoi puoi fare anche il bagno. E poi andiamo a lavorare. Ti va? Gesù, fammi stare sempre qua. Senti un po', mettiamo che, dico per dire, mettiamo che venga con te e che poi il provino vada bene. Quanto mi danno? Eh beh, quello dipende, no? Quando penso che c'è chi prende 100 milioni, io per 1 milione solo... Ecco, perché... Sembra quello d'una diva, pure più bello. Dici che 20.000 lire me le danno, mi farebbero comodo. Ma pure di più, te ne dai. Pure di più.
No. E perché no? Anche se sono zucchero non lo sono mica tanto. Ho detto no! Le balle del cinematografo. Vallo a raccontare a quelle là di Roma. Aida? Cos'altro c'è ancora? Senti, Aida, a te ti servono 20.000 lire, no? Eccola. Oh, se stasera non succede niente, non lavori, insomma. Pace, ce le rimetto io, eh? E Piero? Piero? E chi glielo racconta? Piero? No, no, Piero, no. E poi, scusa, lui non ti ha mandato via. E tu per una sera scompari. Vedrai domani. Domani quello, quando ti rivede, ti riallecca i piedi, come un cane. E allora? No, no. No. No, no, no. 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 Aida. Guarda, Aida, che se te ne rivai un'altra volta e non me vedi più. Allora dammeli prima. Affamo proprio a fidarsi. Ok. Tiè. Non li voglio. Vieni, riprendili. Bene. No. Parola data, a fare fatto. No, Romolo. Oh, beh. Ma su, che c'è? Andiamo. Andiamo, su. Aida. Vai via, vai via. Sì, lo so, perdonami. Ti giuro che non è stata colpa mia. Io ti sono corso dietro e poi non... Vattene via. Vattene, ho detto. No. Non fare così. Tutto quello che ti hanno fatto, io... Ma... Aida! I know. Lei non ha capito. La signorina le ha detto di andare via. Di lasciarla stare. Di sta... Di stare buono. Bravo, eh? Andiamo. Abbronzate tutti. Ascolta, no, senti, lascia che ti spieghi. No, no, io non ho potuto fare altrimenti, capisci? Scusate. Vai. Sono le ragazze che prendono il sole. E allora non hai capito? Ma ce n'è. Tu ci hai stufato. Ci hai seccato. Devi andare via, capito? La luna. No! Lorenzo! Lorenzo! Lascialo stare! Lascialo stare! No, ti prego! Lascialo!
Lascialo! Vigliacco! Vigliacco, vigliacco! Aida, non piangere. Ti scongiuro, ti prego, Aida, fallo per me. Aida. Basta. Non ne posso più. Non ne posso più. Colpa mia quello che è successo. È tutta colpa mia. Tutto quello che può succedere nella vita di una disgraziata è capitato a me. Tutto. Tutto. No, no, ti fa male? No. È quello che dici tu che mi fa male. Scusa. Dov'è che ho cacciato il fazzoletto? Tieni. Sta lì, eh. Vedrai domani, ti si gonfia tutto. No, è soltanto un graffietto. Niente, chiamalo graffietto.
tragitto da Roma per Bologna, Modena, Parma, Milano. È in arrivo sul primo binario diretto da Roma per Bologna, Modena, Parma, Milano. Ce n'è uno adesso. Si ferma 2 minuti e riparte. Se no, domattina. Devi tornare a cantare. Quello lì. Sì, credo. Mi dispiace se non entro. No. Al contrario. È meglio. Addio, Lorenzo. Perché? Forse non è detto che io... Che cos'è? Una lettera? Sì. Ci sono tante cose che io non sono mai riuscito a dirti. Così le ho scritte. Quando le hai scritte? Già da Parma. Tieni. Strappala. No, non devi. Perché non è necessario che tu mi rispondi.